Buongiorno da Isola del Piano, dalla Fattoria della Legalità, dove oggi si tiene una festa di conclusione della rassegna con le parole giuste, e in particolare dedicata al progetto della Biblioteca della Legalità. Siamo qui con Silvana Sola, che è presidente di Bitalia, nonché insegnante dell'ISIA, sono entrambi partner di questo progetto della biblioteca, e tra le animatrici e le promotrici di questo evento. Le chiediamo in primo luogo che cos'è Bitalia. Allora, Bitalia è una costola di un'associazione internazionale, 70 paesi nel mondo, che si occupano di promozione del libro e della lettura. Nasce in Germania subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per volontà di una donna che aveva avuto il mandato di occuparsi degli orfani, e assieme all'assistenza minima, che era il cibo e un luogo dove potevano dormire, lei comincia a pensare che i libri possono essere dei ponti straordinari di relazione tra di loro, per cui comincia a chiamare i presidenti dei vari paesi del mondo chiedendo di mandare dei libri, in modo particolare libri che abbiano figure, meno parole, perché se la lingua non è capita, e questo arrivo di libri ha un successo assolutamente straordinario ed è diventato il primo nucleo sul quale poi è stata costruita la biblioteca internazionale dedicata ai libri per ragazzi di Monaco di Baviera, che è la più importante del mondo. Bene, quindi è diciamo quasi ovvio che in qualche modo IBI partecipi a questo progetto della Biblioteca della Legalità, che in cosa consiste? Allora, quando siamo stati coinvolti, perché appunto la Fattoria della Legalità era già presente, siamo stati coinvolti pensando a che cosa poteva essere proposto ai ragazzi, oltre alle informazioni, alle storie, e allora abbiamo pensato che le storie potevano essere un filo che li poteva portare verso parole come il diritto, la legalità, la giustizia. E abbiamo cominciato figure diverse, da magistrati a Libera, piuttosto appunto io mi occupo di letteratura per ragazzi da molto tempo, bibliotecari, insegnanti, a suggerire dei titoli, e i titoli erano titoli non volumi che indicassero solo gli articoli della Costituzione, ma erano romanzi, erano racconti nei quali il plot narrativo metteva dentro questi contenuti, con l'idea che appunto le storie, le narrazioni possano fare arrivare dei contenuti importanti ai ragazzi attraverso una forma non prescrittiva. Bene, oggi questa festa appunto dedicata alla biblioteca e alle parole giuste, si sono raccolti qualche centinaia di ragazzi, di bambini, ragazzi di scuole di tutta la provincia, siamo tra i 200 e i 300 circa, che hanno lavorato con questa biblioteca. Che cosa faranno oggi all'interno di questo evento? Allora, all'interno di questo evento la parola, le storie sono protagoniste, in realtà anche un po' le figure. I ragazzi ascolteranno la voce di scrittori che hanno messo nei loro libri appunto delle storie che in qualche modo possono un po' determinare una nuova qualità della vita. Alessandro Riccioni e Federico Appel, che sono appunto scrittori, poeti, traduttori entrambi, uno dal francese e uno dall'inglese, per cui traducono anche la parola degli altri. E poi la parola è una sorta di mandato. I ragazzi sono stati invitati a lasciare la loro parola su un post-it che riempirà una parete e diventerà appunto un'installazione semipermanente per consegnare queste parole ad altri che verranno. E poi ci sarà appunto la possibilità di fare questo piccolo passaporto della legalità. Alcuni studenti ISIA assieme a Loredana Perego stanno mettendo a punto dei piccoli libretti che i ragazzi si possono portare a casa, nei quali indicheranno qual è per loro appunto la parola importante. E poi abbiamo pensato, la Fattoria della Legalità ha messo a disposizione i propri muri, le proprie pareti, e come il muro che abbiamo dietro in realtà racconta attraverso le parole, ma attraverso in modo particolare le figure, delle straordinarie storie di legalità e di legalità lesa, i ragazzi hanno pensato di poter mettere sui muri delle figure che abbiamo lavorato ad un'idea che possano rappresentare dal loro punto di vista delle suggestioni verso i temi che sono i temi portanti di questo luogo. Grazie mille a Silvana Sola e a Bitalia e ovviamente al progetto della biblioteca. Grazie tante.